Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su The Planet Crafter. Come al solito io sono Maurizio Vidal e benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, come sempre supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già. Tutti i link sono in descrizione, come anche in descrizione la playlist di questa fantastica serie e anche Instant Gaming, che è una piattaforma, cioè un sito dove comprare giochi, chiave di gioco per tutte le piattaforme, per tutte, Box, PC, PlayStation, Switch, eccetera eccetera, ma a prezzi scontati. Seguite il link in descrizione e siamo in game. Andiamo a vedere subito qua la situazione, dove lo stadio attuale, che è aria respirabile, lo stiamo portando, ci stiamo trasformando verso il prossimo stadio, cioè i pesci. Siamo a 92,52%, quindi ci siamo quasi. Qua vedete come i valori stanno andando avanti, qua stiamo andando avanti pure, sopra di me si vede poco ma adesso lo mettiamo, eccolo qua, 113, c'è quasi 114 GTI, cioè veramente tantissimo. Andiamo a vedere qua, si è sbloccato qualcosa, in effetti possiamo fare l'esoscheletro G4, vediamo di farlo. E poi altre cosucce interessanti, perché se andiamo a vedere qua, guardate, radiatore G5, che andiamo a vedere di farlo. Poi abbiamo queste, vabbè, altre cose che si stanno quasi per sbloccare, bisognerà aspettare ancora un pochettino, ma la cosa importante è qua, perché l'acquario G1 si sblocca a 120 e ci siamo quasi. Ora, a questo punto, cosa ho fatto off camera? In realtà ho fatto un bel po' di cosucce interessanti. Allora, innanzitutto bevo. Se vedete passare dei robottini, dei droni, li chiamo robotini ma sono droni, chiamiamoli droni. Se vedete passare dei droni è tutto normale, perché ho aumentato la batteria dei nostri droni disponibili. Saliamo le scale. Andiamo a vedere assolutissimamente qual è la situazione. In alto qua, eccoci qua. Andiamo a aprire, qua non c'è niente. È qua che ci sono un po' di droni che per ora non stanno lavorando, perché i droni che non lavorano sono qua a riposo. E eccolo qua che è partito, è arrivato uno. Andiamo a vedere qua. Come vedete ci sono 15 droni, di cui due stanno lavorando su scorte, uno alla domanda, qua quello che stanno facendo. Insomma, ci sono parecchi droni, però parecchi droni che molti sono fermi, quindi ne abbiamo tanti, ma sono fermi. Questo perché? Perché fondamentalmente, notate che c'è anche qua il miele, con potenziato le cose, quindi ho messo più miele, più droni, più cose da tirare su, cioè, veramente tante cose, più stazioni che passano, eccolo qua, i droni che arrivano, configurati nei vari estrattori minerali. Quindi adesso abbiamo un'ottima automazione, tant'è che, guardate qua, vi faccio vedere, qua abbiamo ben due basi per i razzi. La prima è questa, che si sta riempiendo, e l'altra è questa che è già partita. I droni vanno avanti e indietro appena vengono prodotte le cose, che adesso andremo a vedere. Qua, eccolo qua, appunto, disblocco. Nuovo progetto ricevuto, la larva di farfalla, ottimo, si può anche andare a farla. Guardate qua, abbiamo 1575 gettoni, quindi la possibilità anche di spendere questi gettoni per comprare queste cose qua. Per ora no, eccoli che arrivano, guardate, tac, in automatico stanno caricando questo. Per ora no, perché eccoli qua, guardate quanti ce ne sono, guardate. Vanno e vengono, ma in realtà ce n'erano molti di più. È semplicemente perché quando si riempiono le casse, ovviamente il drone non funziona, cioè non manda continuamente le cose, perché non c'è spazio nelle casse, e quindi succede questo. Ma le casse si sbloccano quando noi andiamo a consumare i materiali. Sta puntata non riesco tanto a parlare, però giusto per, andiamo subito a potenziare una cosa da fare. Guardate qua, intanto vi faccio vedere come ce ne sono tanti di questi, e come qua, guardate, questo crea solo questo, e una volta creato lo porta là al razzo, a uno dei due razzi indistintamente. Questo viene creato, lo viene portato là, questo invece l'ho tenuto isolato per i cavoli suoi, e poi qua c'è spazio per un altro. Qua l'inventario è stato un po' rivisto, insomma, ho fatto un po' di lavoretti off camera per dare un po' di boost, e dobbiamo dare anche adesso. Come? Andando a fare, cavolo, le cose nuove, tipo questo radiatore G5, che si fa con tre aste di iridio, cioè roba tantissima. Però vedete che qua l'iridio in realtà non ci manca,
Andiamo a prendere un'asta qua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cosa sono questi? Gettoni e questi sono microchip. Li andiamo a vedere però dopo, per ora no. Andiamo a fare qua, potevo farlo direttamente nella crafting, non so perché non l'ho fatta, perché l'ho fatta nella crafting. Andiamo a farla qua, là, perfetto. Usiamo questa che è molto più comodo che andare avanti e indietro. Perfetto. Ovviamente anche qua tutte le ceste vengono automaticamente riempite dai droni. Tutte, indistintamente tutte. Guardate qua, tutto pieno. E anche qua ovviamente non vanno avanti perché si è riempito. Però adesso abbiamo la possibilità di, tra virgolette, svuotarlo facendo cosa? Ovviamente andando a utilizzare le materie, come vi dicevo. Allora qua ci serve tre di questi che li abbiamo già in effetti. Poi io una cosa farei anche nelle prossime puntate, magari già nella prossima, andrei a ottimizzare anche un attimo la base per quanto riguarda, sapete che cosa? Per quanto riguarda l'arredamento. Voglio un attimo arredarla, magari spendiamo un po' di soldi anche per farci arrivare le cose. Insomma, voglio un attimo sistemare la situazione. Però non è il momento, perché in questa puntata dobbiamo andare un attimo avanti. Guardate qua, questo l'ha creato. Vedete, adesso arriverà il drone. Ne crea più di uno perché ovviamente la so... Eccolo lì, il drone prende parte, lo carica verso il razzo. Il razzo parte. E fondamentalmente funziona così. Ora qua facciamo, direi, questa. E qua ci mettiamo dentro questi. Vediamo un po'. Una la fa. Due la fa. Tre non la fa, di sicuro. Noi ce ne servono ben tre. Allora, intanto che fa le cose, vi faccio vedere come dà calore 4530 questo radiatore, pressione 280 contro questo G4, che è decisamente strapotente questo, confronto questo. Buono così, a mettere dentro questi, magari bastano. Non lo so, ecco, si potrebbe fare un'altra cosa, qua. Ad esempio, degli aldroni di prendere, tanto abbiamo ricevuto altri gettoni, di prendere queste cose qua e metterle già nelle casse. Però non è, diciamo, non lo consiglio, almeno adesso. Questo perché? Perché ci serve assolutissimamente averli noi nell'inventario. Non devi evitare di andare avanti e indietro, questo qua. Questi qua sono gettoni che ho trovato in alcune casse. E vedete, in questa maniera qua, tasto destro, li andiamo a prendere. Quindi comunque sono gettoni che possono essere assolutissimamente utili, poi per essere spesi. Ora qua vedete che sta andando avanti. Noi possiamo già creare nella zona reattori, che non è questa ma è questa. Nella zona reattori possiamo già creare i nostri reattori. Ora, in realtà dovremmo farlo... Innanzitutto vediamo che è una roba abnorme. Forse sta fuori questo qua, talmente enorme. È enorme questo coso qua. È un reattore assurdo. Questo coso qua, fatevi vedere. Eh sì, fuori, è fuori. Perfetto. Allora, è fuori. Allora, andiamo a vedere una cosa. Perché qua c'è, vedete, il moltiplicatore di pressione. Noi potremmo utilizzare questo, utilizzare anche il moltiplicatore di calore. Per utilizzarlo al meglio sarebbe ideale metterlo in questa zona qua. Però lì dove ci sono i reattori andremo a convertire anche quella zona. In realtà la mia idea, adesso che arriva l'acquario, vedete che qua c'è un piccolo, diciamo, zona, di farla magari sul fianco da una parte, oppure far partire qualcosa da sopra lì dalle farfalle per fare la zona qua. La zona acquari, per le zone per la precisione acquari. Poi vedremo. Però, allora, l'idea, essendo che questo qua è grosso, è di metterlo e farlo moltiplicare, cioè utilizzare anche il moltiplicatore. Qua non c'è più spazio per mettere queste cose qua. Quindi o le mettiamo qua, se ci stanno, se ce la fa mettere. Io direi che non ce la fa mettere. Qua ce la fa mettere. Potremmo metterla qua. Il problema è fa casino. Vediamo, mettiamola un po' più in qua. Vediamo un attimo. No, non fa casino. Non fa casino. Un bel bubone. Un bel bubonazzo. Andiamo a vedere. Un bel bubonazzo, sì. Un bel bubonazzo che però qua non mi piace per niente. Bubonazzo lì non mi piace. Mettiamolo per ora, direi, qua. Questa zona magari qui. Il bubonazzo. Allora, sto bubonazzo adesso ci dà un boost di calore mica male, assolutissimamente. E in effetti qua nel calore dovremmo andare molto più veloci, soprattutto anche qua. Si dovrebbe già vedere qua
questo 4.000 passa perché si va ad aggiungere poi le percentuali, eccetera, eccetera. Ma si potrebbe fare anche un moltiplicatore, tipo questo. Io ora non so sinceramente se ho il moltiplicatore di calore qua. Sì, 1, 2, quindi potremmo già fare il 3. Qua c'è il moltiplicatore di produzione addirittura. Inserisci questo fusibile in un ottimizzatore per ridurre il tempo di riproduzione delle macchine che producono oggetti. Quindi questo qua o lo vendiamo 5.000 gettoni, che non sarebbe male, oppure va messo fondamentalmente qua. Da capire se serve. Serve? Boh, non lo so. Sicuramente possiamo fare questo. Andiamo a prendere i materiali. E cosa serve di altro? L'asta di uranio, niente di più facile. Ce l'abbiamo qua. Siamo pieni di uranio, pieni. E poi ci serve la cavolo di roba, che non mi ricordo mai dove cavolo è. Cibo spaziale, cioè, bisogno di bere anche. E bere possiamo prenderlo da qua, tanto anche questa viene automaticamente ricaricata. L'unica cosa che non viene ricaricata sono le alghe, perché non c'è nell'interfaccia la possibilità di ricaricarla. Ora però, io vorrei capire dove cavolo è la. Come cavolo si chiama? Mi viene mai in mente come si chiama? È una roba pazzesca, sta roba. L'ossidiana. Dove cavolo è finita l'ossidiana? Ossidiana? Ossidiana? Dove sei? Ossidiana, eccola qua. 1, 2, 3. Perfetto. Possiamo fare anche quel robo là. Andiamo qui. A questo punto lo mettiamo. Mamma mia, guardate il reattore, che roba. Posso andarci anche dentro quasi. Sì, posso andarci anche dentro. Allora, mettiamo e facciamo questo, che è be bello storto qua, però va bene. Allora, io direi di metterlo il più possibile qua, perché poi lo sfruttiamo bene, eh. Dentro questi, perfetto. Adesso il moltiplicatore, ottimizzatore, 8 macchine, quindi prende anche quelle sopra lì. Potrebbe prendere anche quelle sopra. Ci dà un boost assurdo adesso. Molto bene, andiamo a vedere qua. Sì, è leggermente più veloce, vedete che il conteggio va avanti. Ottimo. Ottimo, stiamo anche incalzando la musica perché stiamo arrivando al 100%. Ora, qua andiamo a decodificare un progetto e ci dà la torcia G3. Decodifichiamone un altro, ci dà il micro. Il fissare lì, quello lì che non abbiamo mai usato. E poi abbiamo anche questo che non ce lo fa fare perché non ci sono più progetti. Top, abbiamo già sbloccato tutti i progetti, non possiamo sbloccarne più altri. Beh, va bene. Va bene, allora mangiare, mangiamo. Allora, situazione, cosa andiamo a fare? Sicuramente l'esoscheletro G4 adesso, nel mentre aspettiamo, possiamo fare anche l'esoscheletro G4, che però non è qua. Lo sarà l'esoscheletro? Dove si fa l'esoscheletro? Qua si può fare l'esoscheletro? Non si può fare l'esoscheletro, non si può fare. Potremmo fare gli esplosivi, perché anche sugli esplosivi ci sarebbe da fare. Poi sicuramente c'è da fare anche, sapete benissimo, dobbiamo fare un botto di roba, tra cui anche la cella energetica di fusione va fatta, eh. Attenzione, va fatta anche questa. Nelle prossime puntate andiamo a farla, sicuramente, perché visto che abbiamo il materiale adesso, il pulsar quartz mi è caduto 2 volte mentre ero off camera e l'ho tirato su. Ed è ottimo e utile e da usare. Oh, sono qua. Su scheletro G4. Ah, serve il quarzo blazar che non ce l'abbiamo. Non l'abbiamo ancora scoperto. Quindi farei a questo punto la. Manco questa perché ci serve il quarzo solar. E questi quarzi dove si prendono? Sapete cosa serve per farli? Questo, il generatore di portali, consente di raggiungere relitti distanti e trovare oggetti unici. Quindi sarà questo quello che ci permette poi di trovare tutte le cose che abbiamo visto, crafting, che non si trovano in giro. Però serve 250. In realtà non è tantissimo, perché se pensate che siamo a 100, quasi a 120 adesso, contando che poi si faranno altri boost, quindi non siamo lontanissimi. Chiaro che servono. Sicuramente poi il generatore di portali ci porterà da altre parti. Ora, a questo punto, visto che quasi quasi io. Ma quasi quasi direi, quasi quasi farei questa. Una bella cella energetica. Non è una. Nostra prima cella energetica. Top. Andiamo qua, perché qua c'è una nave vicino proprio a noi, che è proprio qua. E nel mentre aspettiamo di arrivare al 100% lì e sopra qua a 120. Ci stiamo arrivando, vedete il contatore è diventato sì molto più veloce, quindi arriveremo anche ai famosi 200 e passa lì del portale più velocemente possibile. Però in realtà qua possiamo già, se troviamo il punto
mi pare sia qua vicino, dove prendere quel e attivare, quindi portare le porte dell'astronave, dovrebbe essere qua da qualche parte, quindi a mettere quella cella lì. E vi ricordate che a inizio serie, forse era la prima puntata addirittura, vi avevo detto di questa cosa qua. Eccolo lì, questo qua si mette questo, boom, e questo apre. Fondamentalmente, guardate, tac, questo qua ha aperto, ok, il valore commerciale è 80, quindi vale tantissimo, però apre delle porte che erano chiuse, tipo questa qua era chiusa, e guardate, quarzo pulsar, ecco una cosa, le casse quasi quasi non conviene aprirle inizio game, cioè, oddio, ci servono. Ora in realtà è meglio aprirle dopo, perché si trovano robe molto più interessanti, ma molto più interessanti. Ora qua è già quasi inventario pieno, vedere qui, c'è una cassetta lì. una cassetta incredibile che si apre, troviamo gettoni, a questo punto andiamo a prendere, c'è un moltiplicatore di energia molto buono, questa roba qua, semi di fagioli non ci interessa niente, però questi sì, tra l'altro 1500, questo è da 100, quindi abbiamo fatto un botto di soldi qua adesso, un botto di soldi. E se non erro apre anche un'altra cosa qua, e questa qua forse si può anche smontare. No, intanto nuovo progetto ricevuto, acquario G1, cavoli, vuoi non vederlo adesso? Certo che lo vediamo adesso, però questa cosa qua, poi delle varie, vedete anche qua, ci sono robe da esplorare, dobbiamo andare a esplorarle, quindi è importante, nella prossima puntata ci facciamo un po' di celle energetiche e andiamo a esplorare, che è una cosa molto importante per appunto trovare cose che ci servono, assolutissimamente, senza star lì a trovarle già adesso, guardate. 3 pulsar quartz, cioè la cella lì è venuta gratis praticamente, però ci ho fatto trovare altre robe. Ecco, una delle cose che mi avete detto che è molto interessante, ottimo consiglio, è quello di fare una sorta di smistaceste, cioè che cosa? Adesso la facciamo al volo, non so dove farla, ma la facciamo al volo, io la farei, guardate, proprio qua addirittura, sapete? Allora, facciamo la smista cesta. Intanto vedete che i razzi continuano ad andare avanti e indietro, continuano a portare roba, La mettiamo qua. La chiave, anzi qua no, perché si apre tutte le volte la porta. Mettiamola un po' più qua. Ok, la chiamiamo smista ceste, smista ceste. Questa qua è una cosa che mi avete scritto nei commenti che è molto utile. Cioè che cosa? Noi buttiamo tutto dentro qua, proprio buttato così, butta tutto. È una cesta dove buttiamo tutte le cose. Poi cosa succede? Tipo qua posso dirgli, preleva questo, cioè preleva tutti gli oggetti, assolutamente tutti, li prelevi e li porti nelle varie ceste. Già adesso i robottini arrivano e le recuperano. Guardate, vedete qua? Sta già recuperando le cose il robottino. Questo perché? Perché ovviamente nelle ceste di là sanno già, il robottino sa già dove mettere le cose. Quindi importante questa cosa qua, importantissimo. Ora i semi non me ne frega niente. Questo sì, mettiamolo. Queste le mettiamo, che potrebbero... Adesso non le ho settate, ma sicuramente saranno utili. Il cibo mi pare di averlo settato, i motori non lo so, ma comunque va fondamentalmente settato tutto. Anche ad esempio anche le alghe, invece di tornare su, le butto qua e da qua lui poi le porta su. Diventa veramente comoda la cosa. E quindi se dobbiamo recuperare della cosa che troviamo nelle ceste soprattutto, viene comodo. Così anche tutta questa roba qua, Vedete, uno smista ceste, butto qua e i robottini... prima o poi porteranno su. Una cosa da fare sicuramente, qua nel circuito non c'è questo, quindi va detto qua che lo vogliamo qua. Dove cavolo è il circuito stampato che non lo... dov'è? E là l'ho messo, qua non c'è, non lo vedo, sono accecato, là mi pare di averlo messo, qua non lo vedo, se non c'è, me lo sono sognato? Amon, te lo sei sognato? Perché qua non c'è, non sembra essere. Vabbè, comunque avete capito il nesso, no? Quindi, tipo, giusto per fare un altro esempio, qua ci dovrebbe essere una cesta con i semi di Lirma, una cesta. Comunque anche la bioplastica qua, vedete? Qua domanda, che non c'era, bioplastica, quindi lui da lì prende la bioplastica e la porta qua, non smista ceste. Qua c'era anche quello dei semi di Lirma, non c'è.
circuiti li mettiamo qua che sono sempre utili, insomma una sorta di, fatemi dire, smistaceste, tipo Minecraft, quando c'era lo smistaceste buttavate la cosa per poi farla arrivare ovunque, cioè ordinata nell'inventario. La stessa cosa, ora non trovo i semi di lirma che comunque erano qua da qualche parte, cavoli, e questo è il problema di avere il magazzino così. Ha un vantaggio perché vedete che comunque il crafting crafta tutto, lo svantaggio è proprio questo, che qua le alghe possiamo dirgli di recuperarle, le possiamo buttare dentro lì tranquillamente. Il semi di lirma non li trovo più, li avrò persi da qualche parte, ci sono passato davanti, eccoli qua, lirma più alberi, vedete, ad esempio mettiamo il seme di lirma che non lo trovo, dove cavolo è? Caccia Eva, dove cavolo è il seme di lirma? Seme di lirma, sarebbe bello un coso dove digita l'irma, lo trova al volo e lo schiaccia, perché sennò delle volte cioè, questi sono tutti semi, corteccia, semi, non lo trovo qua. Vabbè, se c'è lo troverò, poi off camera, non stiamo qua a perdere tempo. Andiamo invece sull'acquario. Fertilizzante G2, capsula di ossigeno, super lega, arrivando un bombardamento. Allora, super lega, iniziamo a prenderne una. Stanno arrivando, guardate, due potenze, più di due, guardatela lì. Vedete? Sti cavoli che botta lì, guardate anche qua. Aspettiamo, non so cosa sia. Bisognerebbe andare a vedere, andiamo a vedere. Bloccato anche il mutageno G2 nel mentre c'è cioè, sto bombardamento, che però sono materiali misti, nulla di che. E basta sto bombardamento, basta. Allora, l'idea che vi dicevo anche a inizio puntata per poi mettere gli acquari era un'idea alquanto malsana, però potrebbe essere bella. Cioè, o lo facciamo diretto così, o se no potremmo già curvarlo. Possiamo già curvarlo? Sì, però va curvato così. Qua c'è la curva, perfetto. Qua, unità abitativa. Unità abitativa, ok. E poi era quello che vi dicevo anche puntate fa, Stessa roba, Quindi forse curvato subito è la soluzione migliore. Così, così. E fare gli acquari, una volta che poi tutti i muri sono trasparenti, è anche più bello, farli qua. L'altra alternativa invece è costruire quello che non abbiamo mai fatto, cioè questo coso qua, che è l'unità abitativa grande. Il problema è che è da 4, quindi starebbe, tra virgolette, male. Devo capire se gli acquari ci stanno dentro qua bene. Quindi per capire sta roba qua, bisogna andare avanti qua, credo già qua, però abbiamo finito il titanio e fare la curva. Adesso vediamo di farlo, questo lavorino qua. Vedete che questa puntata abbiamo fatto comunque tutto. Esplorazione, sbloccato le cose, adesso dopo andiamo a vedere anche il passo successivo qual è, molto importante. Stiamo facendo un botto di roba. Tanto, guardate, la cosa comoda è che, guardate, i robottini stanno già portando i materiali qua. Fantastico. Anche qua è un po' vuoto, ma qua adesso si riempirà. Man mano verranno tirati su. Sarebbe da fare, che qualcuno di voi giustamente l'ha anche scritto, fare questi qua G3 per ogni materiale, in modo tale che siamo sicuri che i materiali vengono portati e che ogni estrattore estrae esattamente quel materiale. Ecco, questa qua è una cosa che magari off camera vedrò di farla. Sicuramente è una cosa utile da fare, assolutissimamente. Allora, l'idea è fare questo lavoro. Tac. Qua adesso ci piazziamo la curva. E qua piazziamo questo. Perfetto, abbiamo fatto questo lavorino qua. Andiamo a bere tranquillamente. Via, tiriamo su un po' di alghe già che ci siamo. E le buttiamo nello smistaceste, che può essere più di una cesta comunque, lo smistaceste. Smistaceste può essere più di una cesta. Intanto altri oggetti perché... gettoni. Ce l'ho su questi oggetti. Gettoni perché parte il razzo. Adesso tra un po' partirà anche l'altro. Poi, se aumentiamo comunque la produzione, viene comodissimo perché i razzi continuano a partire. Con un razzo si formava la coda, con due riesce a smistarli. Buttiamoli qua, adesso i robottini vengono qua e tirano su tutto. Guardate qua, attenzione, dai pesci agli anfibi, attenzione. Bene, ora fatto questo, cosa andiamo a fare? Andiamo a recuperare altro ferro. Che ci serve? Questo non ci serve più, ma vedete che lo sta già riportando. Qua ferro... ce ne serve ancora. Poi ci serve Superlega 1. In realtà ce ne serve più di uno di Superlega. Però andiamo a vedere esattamente cosa serve. Poi serve capsula di ossigeno, fertilizzante G2. Ci serve quindi questo, capsula di ossigeno, fertilizzante G2 va fatto e il circuito stampato. Perfetto, fertilizzante G2 non è fatto forse.
O forse sì, andiamo a vedere qua nella cesta. È fatto, quindi possiamo utilizzare questo. Ora andiamo sopra e nella zona acquario, che non è questa, che non è manco questa, è quella sopra di due ancora, dovrebbe essere scritto qua cupola farfalle. Adesso non è più solo la cupola farfalle, in teoria qua noi possiamo uscire da lì. Mi sono incastrato. Da qui possiamo girare, ovviamente qua c'è da vetrificare il tutto, e possiamo mettere anche questi. Se avessi la corteccia d'albero, visto che non l'ho presa, ho preso il circuito stampato ma non la corteccia d'albero. Meno male che la corteccia d'albero è qua vicino. Comunque vedete, cioè, l'idea è proprio questa. Cioè la base adesso in teoria, quelle delle farfalle, servono a niente. Nel senso che basta mettere quelle esterni, non ci serve più quello interno. Però diciamo che... possiamo dire che comunque esteticamente, al fine estetico della base, per rendere la base, sono andato troppo su, per rendere la base un attimino più bella, lo lasciamo, che comunque vedere le cupole è interessante. Ora facciamo sto, no, serviva questo, stavo andando nell'incubatrice. Mamma mia ragazzi, sta puntata è eccezionale però, in quanto a cavolate è eccezionale. Allora, è enorme, quindi l'idea qua singolo non va bene, serve doppio questo coso qua, come minimo. Qua serve doppio, quello di alimentazione basso, mangiamo, serve doppio qua. Quindi a quel punto quasi quasi conviene costruire qua, cioè smontare qua tutto sto pezzo qua e fare quello a 4, probabilmente. Sì, cioè via qua, adesso recuperiamo i materiali, via qua, via qua, via qua, via qua, via basta perché non abbiamo abbastanza robe, e andiamo a fare quello a 4. Cioè sto costruendo anche di notte, ma giusto adesso vi faccio vedere come esce. Allora ho messo 2 da 4, quindi uno è qua, vedete, uno è qua, esce con questi qua tondi, la base ovviamente va fatto anche dall'altra parte, non è detto, però probabilmente andrà fatto anche dall'altra parte, e qua io direi di lasciarlo così perché lo faremo trasparente. Andiamo a vedere un attimo l'effetto che fa. Siamo qua, attraversiamo le farfalle come sempre, qua c'è la nostra bella curva, guardate, questo è la zona acquari, una delle due zone in realtà, e poi qua c'è panoramica, vedete, molto bella. Adesso andiamo a vederla anche da fuori. Prima però facciamo sto cavolo di acquario, se lo becco giusto stavolta sì. Io direi di metterlo magari qua, uno lo mettiamo qua, oppure lo mettiamo già qua così, forse è meglio metterlo già qua così. Vai. Eccolo. Allora qua ci va dentro ovviamente le uova, adesso le andiamo a prendere, e qua è il nostro primo acquario. Qua non, per ora è totalmente inutile, però facciamo il giro anche perché comunque io qua ho materiale per fare questo, cioè le vetrate, che bisogna farle sia da una parte che dall'altra. Vedete che comunque i materiali ci serviranno lo stesso, vedete? Guardate che bello, e poi si ricollega qua, quindi comunque un bel giro, una bella panoramica, qua addirittura... finestre anche da questa parte qua per rendere il tutto molto più luminoso. Poi servono le luci, serve l'arredamento come vi avevo detto, quindi bisogna fare una puntata a fare arredamento, però molto bella questa cosa. Ora andiamo a fare il nostro primo pesce, quindi andiamo a fare il pesce. Il pesce lo facciamo qua, che è questo, serve il fitoplancton, il mutageno C3, il fertilizzante. Come lo andiamo a fare? Come lo andiamo a fare? Innanzitutto, possiamo già farlo? Purtroppo no. E sapete perché? Perché ci serve questo, il raccoglitore di fauna acquatica. Raccoglie fitoplancton e uova di pesce a seconda della sua posizione. Si sblocca a 155. Quindi, off camera, dovrò andare a potenziare l'ossigeno per farlo arrivare a 155. Poi, una volta fatto, da qua... vedete col fitoplancton qua, il mutageno G3 e il fertilizzante, possiamo andare a farlo. Mutageno G3 che possiamo già fare, quindi problema non c'è, fertilizzante pure. L'unica cosa, serve potenziare l'ossigeno. Però off camera c'ho già un botto di roba da fare, perché devo, uno, sistemare anche la base dall'altra parte nel caso, potenziare l'ossigeno. E a quel punto arriveremo a 155. Ah, fate conto che anche sotto sarà in vetro, Quindi guardate la base qua, adesso si vede da più lontano. Sta diventando veramente imponente. Poi, visto che c'è questa struttura qua così, potrebbe essere necessario magari fare anche un piano aggiuntivo in alto per rendere magari più, diciamo, più leggermente più alto, in modo tale che la torre si uniforma un attimo. Adesso vedremo, che può essere fatto magari così a cerchio come abbiamo fatto quelli sotto.
magari sopra e poi una punta sopra. Poi vedremo di capire, non è essenziale farlo adesso, ma vedete che possiamo fare questa cosa. Idem sotto anche per gli altri, possiamo attaccarli assieme. Quindi l'idea era proprio questa, attaccare assieme questa cosa qua. Bene, allora io vi dico però, perché questa puntata è tutto, intanto che i razzi vanno e vengono è tutto, ci vediamo al prossimo video dove andremo avanti. Mi raccomando però, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amo Rouge è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.